Questo è Winter Survival, un titolo in early access al momento che sto provando su PC, che è tradotto in italiano, ma quell'esentato al posto di Exit mi dice che forse siamo di fronte a un gioco tradotto in automatico, spero di sbagliarmi. Ad ogni modo, sembra molto promettente in termini di concept, curiosissimo di andare a fondo, vediamo com'è. Con l'accesso anticipato potresti discutere problemi minori, vabbè, insomma, le solite cose. Sembra anche ben tradotta questa parte, incredibile. Dunque, allora il gioco propone per ora, senza fine, l'Headless Mode, che insomma è quella che onestamente non ci interessa adesso, ondata di freddo che sarà disponibile in un immediato futuro, e storia. Io farei storia che dicono dovrebbe durare intorno alle 3 ore, da quello che leggevo. Quindi mi immagino una cosa ad alto ritmo, partiamo da qua. Oh, it's me, Joel. I'm going on a trip with Mike. Care to join us? Ti scoccia venire con noi? No, vengo volentieri. Great. I'll pick you up tomorrow. Danny, come and feel it. Honey, I'm waiting. Did you feel it? No. Wonderful, isn't it? Danny? Do you have to go? Danny, Danny, what the hell? Get up and help us! Grab that stick! Hurry! Behind you! Mamma mia. It's gonna be okay. Just breathe. Are you hurt? No. Good. Remember the cave? Go there and hide. I'm gonna look for Mike. No way. I'll never get there alone. You will. Just keep the radio on. I'll tell you what to do. Allora, attraverso i cespugli. Io vado, senza paura. Che ansia di posto. Those bastards are blocking the path. Distract them. See that crow over there? Try to scare it away. Raccogli la neve. Mirare. Forza però, forza però. My hands are freezing. You'll warm yourself up in the cave. There's nothing I can use to distract them. Joel? Never mind. They went away. Meglio così.
Chief, I can't. You have to. Vabbè, nel dubbio corro. Allora, borraccia, usa. Rilascia un oggetto, uno slot rapido. Great. It's empty. Perfetto. Metti via la borraccia. Ok. Allora. Non si passa per di qua. In realtà non volevo... Intanto bevo ancora... Poi la borraccia. Perfetto. Volevo capire un attimino. Oh, perfetto. Così per richiamare dal menu faccio così. Perfetto. Allora, adesso. Man, you scared me. Oh. Sorry. I think I'm still in stealth mode. I need to catch my breath. What about Mike? Can't see anything in this weather. We need to wait till morning. Okay. So, then what? We need to rest and eat. Right. Fire. I can make a fire. You taught me how. Great. Make it somewhere nearby. And check my backpack. The rest should be just lying around. Allora, scheda di creazione. Creazione propria. Costruzione. Sì. Artigianato. Rami 8, combustibile 3, pezzo di legno 4, roccia 10. Va bene. Che c'hai dentro? La salsiccia marcia? Ramo. Legno, combustibile. Ma te posso prendere quel sacco appena la salsiccia? Grazie, gentilissimo. Roccia. Ok. Che ci manca? Un po' di rocce. Ma io voglio esagerare, mi prendo anche il resto. Dunque, adesso fuoco appropriato. Fuoco troppo appropriato, eh. Non facciamo cose inappropriate, per cortesia. Bene, lo mettiamo qui. Va bene? Interagisci. Combustibile. Tutto chiaro, tutto chiaro. Credo sia intuitivo. Usa. Now the meat. Ok. Buonanotte. E adesso la salsiccia. That feels good. Yeah. La temperatura sta salendo. Not long now. We're gonna have a nice. Oh,
Dove nascondo? Mamma mia. Stay there. We can come out now. L'orso si è fregato la salsiccia. Vabbè. Footprints. What the hell did he eat to grow this big? Other bears. People? Bears don't eat people, right? Dovresti dire no in questo momento. No, stai tranquillo, perché non lo stai dicendo? Vabbè, Not that we have anything better. Yeah. Ah, per inventare e mangia la carne. Go to sleep. I'll keep watch, then we'll switch. Thanks. Tomorrow we'll scout the area. Try to find help or at least shelter. What about Mike? Don't worry. We'll find him too. Buonanotte. Dove aver mangiato mezza salsiccia. It's gonna be fine. Give me a break. I'll be back soon, okay? Come on, guys, wake up. Shit, we're late. There's the bus. Danny, run! Wake up! Run! Un'altra volta l'orso. Sei affezionato. Beh, prego, pietà. Comunque, per adesso... Ah, proprio così? Che è? C'ho i blackout temporanei? Alba falsa. Joel, I have to call him. Shit, I lost my gear. Hot springs. I need to get there. Dicevo, per adesso sensazioni contrastanti, perché per certi versi lo trovo un titolo interessante, per altri mi sembra un po' grezzo. Ma ce l'ho tipo un... Ah no, c'è un grimaldello. Che non ci serve. No. Erba alta. Tu raccogli l'erba alta, che te frega? Cespuglio di rami. C'ho un trauma cranico a giudicare dalla cosa in basso a sinistra, però... Dicevo, per certi versi è un pochino grezzo, per altri sembra promettente. È in early access, quindi il tempo c'è. What the... Ma che...
posso fare nulla? Vabbè. Don't think about it. Just go. La vedo malissimo. Non capisco come abbia fatto a non vedermi, ma meglio così. Decisamente meglio così. Ma non ho avuto neanche il tempo di... Calma. Non scattare ora per pietà. Camilla slogata. Trauma cranico, poi? Qualche altro dramma da gestire? What the fuck is wrong with me? Sì, c'è palesemente qualcosa che non quadra col cervello. Allora... Ispezione di rifugio. Oh, eccoci qua. Via tutto. Stabilizzatore per gamba ci potrà servire. Fibra. Stendino non ci serve. Non ho... L'ho appena preso! No, eh. Letto del tagliere... Ah, usa lo stabilizzatore per le gambe. E... ed è questo. Much better. Still, ok. This cold is killing me. Ora, accendi il fuoco. E fin qui... ci siamo. E quindi non potevo prima. Joel. I hope you found Mike. I can't look for them right now. I'm too tired. Vabbè, dormo. This fucking trip. E dormo 7 ore. Sono ripreso? Se il trauma raggiunge il 100% si innesca la follia, che è esattamente quello che abbiamo avuto prima. Allora, l'emisfero sinistro è responsabile dei disturbi dell'adattamento. La destra richiede l'attenzione di un nuovo sintomo. In che senso? I sintomi alterano le dinamiche di sopravvivenza distorcendo la realtà. Scegli saggiamente un vantaggio negativo poiché i suoi effetti persistono in modo permanente anche se sono disponibili i meccanismi di reazione. Ah, devo... affaticamento della percezione. Oppure ho psicosi delirio preda. Animali non aggressivi come cervi e conigli possono materializzarsi come allucinazioni rendendo la caccia più sfidante. Lancio una pietra, una palla di neve avvicina dell'animale per distinguere l'illusione dalla realtà. Oppure sperimenta la disorientamento come allucinazioni che distorgono la realtà. Le cose cambiano mettendo alla prova la tua percezione. Lancia una pietra, una palla di neve.
No, direi quella del direi quello dell'alterazione della percezione, preferisco tra tutti quanti. Se proprio devo. Terrible night. I better go back and get my stuff. I hope it's in one piece. Comunque, ragazzi, gioco particolare, nel senso, questa dinamica delle allucinazioni è interessante. Tecnicamente ha i suoi alti e bassi, ma non mi dispiace. Quanto i modelli siano molto rivedibili, il Oh, it's getting contesto colder. è molto There's a affascinante patch up invece. those clothes. Recupera la tua attrezzatura, recuperiamo questa attrezzatura. Ah no, però. Mi sa che è sopra. Forza e coraggio, anche se si scivola, niente, eh. Troppo tardi. È troppo tardi. Scalo? No, non scalo. Manco per niente. Allora, fratello mio, aiutami ad aiutarti però, perché sennò diventa un pelo frustrante. Devo arrivare lì. Come ci arrivo lì? Ah, non lo scoprirò mai. Comunque, in attesa di mettere le mani sull'attrezzatura, cosa c'è qua? Io ci provo. C'è rimasto? C'è rimasto. No, volevo capire anche se ci fossero danni da caduta oppure no. Comunque, gioco interessante, con un potenziale ancora forse un po' inespresso, da tradurre un pochino meglio, però la base non mi sembra male. Il discorso dei disturbi psicologici è un tema che si è già visto, però potrebbe offrire qualche spunto interessante. Comunque, io come al solito, ragazzi, continuerò a dargli un'occhiata. Ne riparleremo eventualmente nella top di fine mese o della flop, chiaramente, qualora ce ne fosse bisogno, sperando che non si collochi a metà nella mediocrità e in quello spazio di mezzo che rende poco interessante parlarne sia per motivi positivi che negativi, insomma, la cosa che meno mi piace solitamente. Comunque, fatemi sapere cosa ne pensate, se l'avete provato, lasciate un commento e noi ci vediamo alla prossima.